Sono Ciriaco Allodo, sono un agronomo che lavora a Orosei nella UTT numero 3 e lavoro per il servizio di sviluppo rurale che è diretto dal dottor Antonio Maccioni, che è qua presente, che avete sentito poc'anzi. E oggi vorremmo un pochino approfondire, discutere, confrontarci in questo webinar sull'indicazione facoltativa di qualità al prodotto di montagna. E opportunità per il territorio di valorizzare i prodotti agroalimentari. Abbiamo chiamato questi webinar in questo modo. Ricordo che questo webinar è inserito in un ciclo di 7 incontri. Abbiamo già svolto quello dell'agricoltura sociale la scorsa settimana e poi ci saranno altri 5 incontri che vedranno argomenti come la vendita diretta e la filiera corta, i marchi collettivi, la rete di imprese, l'agricoltura contadina verso una comunità rurale e infine l'agricoltura biologica. Prima però di entrare in merito, diciamo così, all'argomento, volevo riepilogare come l'Agenzia Laore svolge in particolare il servizio dello sviluppo rurale, sta svolgendo la sua attività di assistenza tecnica, di animazione e di accompagnamento alle aziende agricole, dicendo subito che il servizio si occupa, come dice la parola stessa, dello sviluppo rurale, dello sviluppo locale, attraverso interventi di animazione, accompagnamento progettuale e assistenza tecnica ai GAL del territorio, ai distretti rurali che stanno avviando in questo momento l'iter sia per il riconoscimento sia anche alcuni già riconosciuti, e poi ci occupiamo molto delle attività di animazione, di accompagnamento progettuale, delle attività del PSR, in particolare di quelli che interessano alla cooperazione, quindi la misura 16 del PSR. Il servizio si occupa anche della multifunzionalità, intesa come tutte quelle attività che si occupano di fattorie didattiche, di fattorie sociali, di agriturismo o agricampeggio. Ci occupiamo chiaramente anche della vendita diretta, delle filiere corte e delle attività multifunzionali in genere delle aziende agricole. Il servizio si occupa anche della biodiversità, e gestiamo anche, diciamo così, tutto il sistema dei controlli relativi anche al repertorio, al riconoscimento un pochino, diciamo così, dell'iter delle biodiversità. Adesso dovremmo anche occuparci di tutto il processo degli agricoltori custodi, di tutto quello che è praticamente inserito nella legge sulla biodiversità. Infine, già da quest'anno ci occupiamo anche dell'agricoltura biologica, delle erbe officinali, un nuovo settore accorpato allo sviluppo rurale che si occupa appunto del mondo dell'agricoltura biologica e in particolare poi di quelle attività che devono vedere appunto la valorizzazione e la commercializzazione di questo, dei prodotti appunto a marchio biologico. Oggi, come accennato precedentemente, andiamo a discutere appunto dell'indicazione facoltativa di qualità dei prodotti di montagna. È un argomento molto molto interessante, un argomento nuovo che vede interessate soprattutto, ma lo vedremo meglio durante la relazione delle colleghe, vede interessate le aziende appunto che esercitano la loro attività all'interno della regione Sardegna, in un areale appunto montano, quindi con un'altimetria ben definita. Non voglio entrare adesso in merito sugli aspetti tecnici, ne parleranno i colleghi, le colleghe. Però mi interessa sottolineare come questa opportunità che ci è stata data dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, è un'opportunità da cogliere perché la montagna, come ben sapete, è anche sinonimo di salubrità, ha sinonimo di una produzione ottenuta, diciamo così, dal punto di vista geografico, in un ambiente che non ha grossi centri urbani, quindi non dovrebbe avere in teoria delle situazioni di inquinamento né dell'aria né dell'acqua e neppure appunto delle essenze fabulari per quanto concerne appunto l'alimentazione del bestiame. Quindi diciamo che per un'attività che deve vedere la valorizzazione di questi prodotti anche in un ambito generale di lotta allo spopolamento, di valore aggiunto di queste aree marginali, questa penso che sia un'opportunità che i produttori agricoli e quelli del settore agroalimentari debbano cogliere.
Quindi questo webinar ha proprio questo obiettivo, quello di far conoscere un po' agli operatori, ma anche agli addetti del settore, gli agronomi, le istituzioni e così via, tutti i portatori di interesse in generale, queste appunto prassi, questa legislazione che abbiamo in essere in Sardegna e in Italia. E quindi io voglio veramente sperare che dopo questo incontro ci sia un fermento, ecco, da parte delle aziende che ci chiedano poi l'assistenza tecnica o l'accompagnamento proprio per procedere alla richiesta del marchio e non soltanto, ma anche all'adozione, anche alle attività promozionali di questi prodotti, appunto, che avranno il marchio di montagna. Io passerei subito, quindi, dopo questa breve premessa, la parola alla dottoressa Maria Vittoria Meloni, che penso Ci che sono. sia, ci sia, ecco qua, dottoressa Meloni, che ci illustrerà appunto la prima parte di questo webinar che è delegata alla legislazione. Quindi prego Maria Vittoria, se puoi. Eccolo qua, perfetto, quindi possiamo iniziare. Quindi Buongiorno a tutti. Sì, prego. ringrazio tutti quanti per essere qua con noi e buon lavoro a tutti. Prego adesso Maria Vittoria, può iniziare. Grazie. Buongiorno a tutti e innanzitutto benvenuti. Come preannunciato dal dottor Loddo, andremo a parlare dell'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna. L'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna nasce all'interno di un regolamento dell'Unione Europea che istituisce i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Successivamente, quindi, è stato emanato un regolamento che detta le condizioni di utilizzo proprio dell'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna. E infine, quindi, è stato recepito in Italia, andando a dettare quindi i regimi di attuazione e definendo quindi al meglio le condizioni di utilizzo. Per quanto riguarda quindi il regolamento europeo 1151 del 2012, questo qua istituisce i regimi di qualità, che praticamente rappresentano l'indicazione e la protezione quindi di nomi e indicazioni che indicano e descrivono in qualche modo un prodotto agricolo. In questo modo cosa fanno? Attribuiscono un valore aggiunto in quanto consentono appunto di distinguere questo prodotto rispetto ad altri prodotti similari. Inoltre, quindi conferisce il valore aggiunto anche il metodo di produzione e di trasformazione, nonché il luogo appunto di produzione e commercializzazione. Tra i regimi di qualità, alcuni li conosciamo già, e abbiamo la denominazione di origine protetta, abbiamo l'indicazione geografiche protette, le specialità tradizionali garantite. I primi due sono legati quindi alla zona di produzione. Mentre quindi nel secondo caso si stacca dalla zona geografica specifica, ma dà valore in qualche modo alla produzione tradizionale. E infine abbiamo la nostra indicazione facoltativa di qualità e quindi il prodotto di montagna. Nei primi tre casi abbiamo un iter per l'ottenimento della certificazione ben articolato. Infatti, come possiamo vedere, per quanto riguarda il riconoscimento delle DOC, IGP e STG, le aziende innanzitutto devono quindi riunirsi in un consorzio, in un comitato promotore. Il comitato promotore stabilisce, quindi definisce un disciplinare di produzione. Il disciplinare di produzione viene inviato all'ente preposto, generalmente il ministero, e tramite un lavoro coordinato tra i produttori, la regione e la Commissione europea, appunto, si istituisce il marchio. Infine, gli organismi di controllo e i consorzi di tutela con i rispettivi compiti seguono quindi la vita e lo sviluppo della denominazione. Stiamo parlando quindi di un marchio di proprietà dell'Unione Europea. Anche l'indicazione facoltativa di qualità è un marchio, come abbiamo visto, istituito dall'Unione Europea, però, come vedremo più avanti, è un marchio che richiede meno impegno dal punto di vista burocratico. L'indicazione facoltativa di qualità deve soddisfare i seguenti criteri: uno o più categorie di prodotti, oppure le modalità di produzione e di trasformazione devono avvenire in una zona specifica e, come andremo a vedere nel nostro caso, avvengono all'interno delle zone di montagna. L'indicazione conferisce quindi al prodotto
un valore aggiunto rispetto a un prodotto similare. E anche qui, come abbiamo detto, ha una valenza europea. Il regolamento quindi europeo praticamente dice che non tutti quindi i prodotti rientrano all'interno del prodotto di montagna, ma bensì quelli che possono essere quindi utilizzati direttamente dal consumo umano e vengono elencati all'interno di un allegato, l'allegato 1 del trattato. E questi qua, quali materie prime e alimenti per animali, provengono essenzialmente da zone di montagna. Anche la trasformazione quindi deve avvenire in questa zona per poter classificare così il prodotto di montagna. Definisce quindi anche quali sono le zone di montagna e sono generalmente quelle zone che hanno notevoli limitazioni per quanto riguarda l'utilizzazione delle terre e inoltre abbiamo un aumento del costo di lavoro. E tra questi abbiamo sicuramente le condizioni climatiche molto difficili legate soprattutto all'altimetria, elevate quindi pendenze che appunto non permettono quindi diciamo un agevole svolgimento quindi delle attività agricole. Per questo motivo, seguendo quindi questi principi cardine, vengono considerate territori montani i comuni censuari che sono situati per l'80% della loro superficie al di sopra dei 600 metri sul livello del mare. Quindi generalmente ci viene da pensare che il comune che sta sui 1000 metri viene considerato come un territorio da noi di montagna, ma in realtà dobbiamo considerare tutta la superficie comunale e valutare quindi se per l'80% siamo al di sopra dei 600 metri. Viene considerato anche il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la quota altimetrica superiore. Questa qua non deve essere inferiore ai 600 metri. E inoltre viene considerato anche un reddito imponibile medio per ettaro non inferiore a 1,24 euro. Diciamo quindi che il prodotto di montagna si differenzia quindi dalle DOC, dalle GT e CTG, in quanto non rientra nell'ambito nei regimi delle certificazioni, in quanto non abbiamo un disciplinare di produzione, non abbiamo quindi le certificazioni e gli organismi di certificazione e gli organismi incaricati nella gestione quindi del logo. Diciamo che è un processo quindi per l'ottenimento, per l'applicazione del marchio molto semplificato. L'operatore quindi può decidere quindi di appunto produrre un determinato prodotto con queste caratteristiche stando a determinate condizioni. Successivamente quindi l'Unione Europea ha stabilito quindi le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna, definendo i prodotti di origine animale, i mangimi, i prodotti dell'apicoltura, i prodotti di origine vegetale, anche gli altri ingredienti che appunto ti specifica che tipo quindi di ingrediente e in che modo poterlo utilizzare, oppure quindi anche le operazioni di trattamento al di fuori delle zone di montagna. L'Italia ha recepito tale regolamento, andando quindi a appunto istituire un decreto ministeriale che prevede quindi l'attuazione dei due regolamenti che abbiamo appena visto e detta le condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna. In conformità dei due regolamenti stabilisce quali sono le condizioni di utilizzo, abbiamo detto. Stabilisce quindi delle deroghe per l'utilizzo quindi dell'indicazione facoltativa di qualità, in particolare per quanto riguarda le operazioni di trasformazione. Queste qua possono, entro determinati limiti, essere svolte quindi al di fuori della zona di montagna. Poi definisce quali sono naturalmente gli adempimenti degli operatori e infine il monitoraggio e i controlli. Come campo di applicazione e definizioni, appunto, il decreto tende a specificare quali sono le zone di montagna. Queste zone vengono riportate all'interno dei piani di sviluppo rurale delle rispettive regioni. Definisce che cosa vuol dire quindi trasformazione, quindi quell'operazione che consente di trasformare una materia prima in prodotto finito, i prodotti quindi non trasformati, quelli che non subiscono nessuna trasformazione, e infine i prodotti trasformati.
L'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna, come abbiamo detto, racchiude quindi una serie di prodotti che sono quelli destinati al consumo umano e elencati all'interno dell'allegato 1 del trattato. Quindi materie prime e alimenti per animali, quindi per poter aderire all'indicazione facoltativa è necessario quindi che provengano essenzialmente dalle zone di montagna. Anche la trasformazione, la stagionatura e la maturazione deve avvenire nelle zone di montagna. Comprende quindi tutti quei prodotti, quindi di origine animale, che appunto vengono prodotti e trasformati in queste zone. Tiene conto degli animali allevati al di fuori delle zone di montagna, purché questi però nell'ultima fase del ciclo di vita abbiano trascorso appunto questo periodo per 2/3 della vita nelle zone di montagna. E infine tiene conto anche degli animali trasformati. Sappiamo benissimo che le zone di montagna non hanno buone quantitativi a disposizione per quanto riguarda i mangimi e i prodotti quindi destinati all'alimentazione degli animali. E per questo il decreto ministeriale in qualche modo dice che la razione alimentare espressa in percentuale di sostanza secca da destinare quindi agli animali deve essere costituita per il 40% per i ruminanti da prodotto, quindi può essere costituita per il 40% quindi per i ruminanti di prodotto quindi non proveniente da zone di montagna, il 75% per i suini e il 50% quindi per gli animali diversi dai ruminanti, come per esempio quindi l'allevamento quindi di polli, cunicoli e così via. Naturalmente può essere applicata quindi all'apicoltura, le api devono in qualche modo raccogliere il nettare e il polline essenzialmente nelle zone di montagna e poi può essere applicata a tutti quindi i prodotti di origine vegetale purché questi vengano coltivati nelle zone di montagna. Il decreto ministeriale prevede delle deroghe. Come nel caso dei mangimi, non è detto che le zone di montagna siano provviste quindi di locali di trasformazione. E quindi per quanto riguarda la macellazione di animali, sezionamento e dissodamento delle carcasse, per la spremitura dell'olio d'oliva e per quanto riguarda la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari, la trasformazione può avvenire al di fuori delle zone di montagna purché la distanza quindi dal confine amministrativo della zona di montagna non sia superiore ai 30 km. Veniamo quindi agli adempimenti degli operatori. Gli operatori innanzitutto quindi devono rispettare quanto previsto dai regolamenti relativi alla rintracciabilità e alla tracciabilità dei prodotti, relativi sia alla fase di produzione, della trasformazione e della commercializzazione. Deve conservare tutta la documentazione giustificativa al fine quindi di in qualche modo metterla a disposizione dall'istituzione preposta al controllo. Uno degli adempimenti fondamentali è che l'operatore deve trasmettere entro 30 giorni dall'avvio della produzione, quindi del prodotto di montagna, la propria comunicazione appunto dell'avvio della produzione. Il monitoraggio quindi e i controlli, una volta che l'operatore comunica alla propria regione che intende quindi produrre un prodotto di montagna, la regione lo trasmette quindi al MIPAF entro il 31 gennaio di ogni anno. Quindi di conseguenza la regione riceve tutte le comunicazioni e le trasmette al MIPAF. Il MIPAF lo rende disponibile alla repressione frodi, il CQRF, e alle regioni e agli enti di controllo ufficiali che a loro volta effettuano quindi i controlli tesi a verificare il rispetto delle disposizioni che appunto consentono di utilizzare l'indicazione facoltativa. Il decreto ministeriale quindi ha previsto l'istituzione di un luogo che appunto a sua volta è stato istituito attraverso un ulteriore decreto ministeriale che è questo qua che vedete in basso a sinistra. Infine quindi il decreto ministeriale prevede quindi delle disposizioni nazionali quindi per il controllo dei prodotti di montagna di origine animale. Con questo quindi io ho finito la presentazione relativa al regolamento europeo e alle disposizioni nazionali e passo quindi la parola alla collega. Buongiorno a tutti, sono Maria Consolata Talanas e lavoro per l'agenzia Laure nello sviluppo rurale.
Presento lo schermo. Si vede? Si vede? Sì, si vede. Okay, allora adesso parleremo, vedremo nello specifico i controlli che vengono fatti lungo le diverse filiere produttive. Mentre per la produzione di frutta e ortaggi non ci sono particolari adempimenti complessi, a parte ovviamente l'ubicazione dei terreni di coltivazione che deve essere in zone montane e l'aggiornamento del fascicolo aziendale con tutte le rotazioni, per il settore zootecnico ci sono degli adempimenti in più che devono obbligatoriamente essere rispettati. Proprio per questo nasce il decreto ministeriale 53839 del 2018, che ha appunto lo scopo di agevolare le attività di controllo per i prodotti di origine animale che riportano la dicitura prodotto di montagna e fornisce anche indicazioni per la verifica dei requisiti di conformità sull'origine degli alimenti somministrati agli animali di allevamento. Vediamo adesso quali sono gli adempimenti che devono rispettare gli operatori. Allora, abbiamo adempimenti di carattere generale che sono, in primis l'obbligo della rintracciabilità e il rispetto delle norme in materia di igiene dei mangimi. Poi gli altri adempimenti sono, lo stoccaggio dei mangimi di montagna deve avvenire in appositi locali diversi da dove vengono stoccati gli altri mangimi, oppure se non siamo a disposizione negli spazi separati, i mangimi provenienti dalle zone di montagna devono essere identificati con appositi cartelli e targhette che specifichino la provenienza, quindi il luogo di coltivazione o produzione, e nel caso dei mangimi miscelati, queste etichette devono riportare la percentuale dei mangimi che provengono dalle zone di montagna. Inoltre, ogni trasferimento o cessione dei mangimi che provengono da zone di montagne deve essere accompagnato dalla dichiarazione di origine allegata al presente decreto e che vi mostro in questa slide. Allora, come potete vedere, è molto semplice da compilare in quanto vengono richiesti i dati identificativi del produttore primario, i chili di mangime consegnato con la percentuale della sostanza secca, il tipo di mangime, il lotto di produzione e la presentazione, ovvero se il mangime viene consegnato, confezionato oppure alla rinfusa. Poi, nel caso di mangimi misti, quindi miscelati, vi chiede l'elenco delle materie prime che lo compongono con le rispettive percentuali. Allora, adesso mi allaccio al discorso che vi ha fatto prima la collega riguardo al fatto che per i ruminanti la dieta annuale espressa in sostanza secca, in percentuale di sostanza secca, non deve superare il 40% di alimentazione non di montagna. Quindi in questa slide vi ho riportato un esempio pratico dei nostri interruttori per tradurre queste percentuali in quantitativi delle nostre zone. Infatti abbiamo preso come riferimento un capo ovino di razza sarda che produce mediamente 150 litri all'anno di latte, che corrispondono a 460 unità foraggere. La capacità di ingestione giornaliera a capo è di 2 kg di sostanza secca. Quindi se noi somministriamo giornalmente 500 grammi di mangime commerciale, che corrisponde al 25% della razione giornaliera, e 1,5 kg tra pascolo e foraggio di montagna, annualmente riusciamo benissimo a stare nelle percentuali previste dal decreto 57167, ovvero il 60% di alimentazione che proviene dalle zone di montagna e il 40% di mangimi commerciali. Adesso vediamo nel dettaglio quali sono gli adempimenti per tipologia di operatore. Innanzitutto l'allevatore di montagna, oltre agli adempimenti generali che sono stati appena descritti, deve mettere a disposizione di eventuali controlli il fascicolo e la documentazione relativa al numero degli animali, alla specie degli animali, all'ubicazione e al codice ASL che viene assegnato dall'ufficio sanitario locale. Deve inoltre avere la documentazione in cui viene riportata la dieta annuale che viene adottata per l'allevamento. Sarebbe in pratica la razione con l'individuazione della percentuale della sostanza secca. Questo dato però non è necessario se l'allevatore utilizza solo ed esclusivamente i mangimi di montagna.
Se l'allevatore di montagna però è anche un produttore primario, quindi si autoproduce gli alimenti, dovrà aggiornare il fascicolo aziendale tenendo anche un elenco dei terreni che utilizza per la produzione degli alimenti di montagna da somministrare al bestiame, e questi terreni devono essere anche, devono avere anche l'identificazione catastale. Poi deve anche redigere un piano culturale con le rispettive colture per ogni appezzamento e le rispettive produzioni dell'ultimo triennio. È importante sottolineare che tutti gli approvvigionamenti extra aziendali devono essere giustificati e accompagnati dall'apposita documentazione. Poi, per quanto riguarda l'allevatore di montagna che opera con il metodo biologico, deve rispettare, oltre agli adempimenti finora descritti, ovviamente, cioè questo è un requisito abbastanza ovvio, deve essere anche certificato come biologico al senso del regolamento 8 del 2018. Poi abbiamo i produttori primari. Il produttore primario deve rispettare i requisiti, ovviamente va bene, di aggiornamento del fascicolo aziendale, dell'elenco dei terreni destinati alla produzione dell'alimentazione di montagna con i rispettivi identificativi catastali e redigere il piano culturale con le produzioni dell'ultimo triennio. Poi abbiamo gli intermediari distributori. In questa categoria deve innanzitutto possedere la dichiarazione di cessione che vi ho fatto vedere prima nel modulo, che è necessaria per poter trasportare i mangimi, sia che vengano confezionati o alla rinfusa. E inoltre devono però avere tutta la documentazione relativa alle forniture, quindi il lotto di produzione, le bolle di trasporto e la documentazione per poter dimostrare la rintracciabilità in qualsiasi fase. Poi abbiamo il mangimificio. I mangimifici, diciamo gli impianti che lavorano le materie prime, sono obbligati a tenere la tracciabilità della materia prima, dalla materia prima al prodotto finito, quindi lungo tutte le fasi della catena, quindi conferimento, lavorazione, confezionamento e cessione. Allora, adesso vediamo qual è il ruolo e quali sono le competenze della Regione Sardegna per quanto riguarda l'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna. Quindi con la direttiva 98 del 5 marzo 2020 la Regione approva le direttive che disciplinano le competenze della Regione in merito a questo argomento e in particolare dettagliano le modalità e le tempistiche per la dichiarazione di adesione al sistema da parte degli operatori, i controlli che vengono effettuati dalla Regione e anche le tempistiche che sono previste per tutte le attività di verifica e di comunicazione al Ministero. Adesso le vediamo una per una nel dettaglio. Allora, partiamo dalla documentazione che gli operatori devono presentare per poter utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna. Quindi l'operatore, per fare richiesta, deve compilare l'allegato A che troviamo nelle direttive e devono inviarlo insieme al documento di identità al servizio competente dell'assessorato regionale all'agricoltura entro 30 giorni dall'avvio dell'acquisizione. Nel caso invece in cui l'operatore intende avvalersi delle deroghe che sono state illustrate prima dalla collega, compila l'allegato B con le stesse identiche modalità dell'allegato A. Adesso vi faccio vedere gli allegati che sono molto semplici. Ok. Ecco qua, come potete vedere c'è l'allegato A, dove ci sono tutti i dati relativi al soggetto richiedente, al titolare o rappresentante legale dell'azienda e diciamo la categoria produttiva per il quale stanno richiedendo la certificazione, quindi filiera carni fresca, carni trasformate, latte, uova, ortofrutta e filiera apistica. Questo è l'allegato A. Nel caso invece l'operatore intende avvalersi delle deroghe, c'è l'allegato B, dove c'è proprio scritto comunicazione con deroga. Ok, una volta fatta richiesta, l'operatore dovrà comunicare il codice aziendale e tenere sempre aggiornato il fascicolo aziendale in modo da consentire le opportune verifiche. Questo vale anche nel caso in cui ci siano legami associativi. Nel caso in cui i prodotti vengano trasformati da un'impresa terza, dovrà essere indicato anche il QA di quest'ultima, in modo da permettere il controllo sull'ubicazione dell'impianto di trasformazione. L'ubicazione degli allevamenti, dei terreni di coltivazione e degli impianti di trasformazione è il requisito principale e necessario.
In Sardegna noi abbiamo 64 comuni montani e comprendono zone che si trovano in aree totalmente montane, zone che si trovano in aree parzialmente montane e zone che si trovano in aree parzialmente montane e parzialmente svantaggiate. L'elenco dei comuni lo troviamo nelle tabelle 2 e 3 della sezione B del PSR della Sardegna. Se volete poi al termine della presentazione possiamo vedere insieme l'elenco. Sì, lo vediamo, lo facciamo vedere dopo. Sì, poi lo proietto, sì. Allora, la regione effettua i controlli per quanto riguarda la categoria dei prodotti per cui viene fatta la dichiarazione, che, come ha specificato prima la collega, devono essere comprese all'interno dell'allegato 1 del trattato. Poi la regione verifica anche l'ubicazione e anche il rispetto delle disposizioni nel caso in cui si usufruisce delle deroghe. Tutta la documentazione è resa disponibile in qualsiasi momento anche alla repressione frodi che effettua i controlli ufficiali. Quindi ora, riassumendo l'iter di richiesta per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna, abbiamo l'operatore che entro 30 giorni dall'avvio della produzione compila l'allegato A o l'allegato B o lo invia all'ufficio preposto in assessorato all'agricoltura correlato anche del documento di identità. La regione, una volta ricevuta la documentazione da parte dell'operatore, cosa fa? Avvia i controlli e li deve concludere entro 60 giorni. Nel caso in cui però vengano richieste delle integrazioni documentali, l'operatore ha a disposizione altri 15 giorni per poter integrare i documenti. Il 31 gennaio di ogni anno le regioni compilano l'allegato 2 del decreto ministeriale 57167, in cui figura l'elenco di tutti i prodotti con l'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna di quella regione e lo inviano al ministero, il quale a sua volta lo pubblica nel sito e lo rende disponibile in qualsiasi momento ai controlli che deve fare il CQRF. In questa slide vedrete l'allegato 2 che viene compilato da ogni regione e possiamo vedere che abbiamo le categorie di prodotti, la ragione sociale dell'operatore, il CUA, la regione e tutti gli identificativi del soggetto richiedente. Come potete vedere, in Sardegna ce ne sono davvero poche. Allora, vi riporto adesso una notizia recente che è stata pubblicata nel sito della Regione Sardegna, in cui la Giunta ha approvato le direttive di attuazione del programma di aiuti in regime de minimis per un totale di 500.000 euro per sostenere gli investimenti delle aziende che utilizzano l'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna. Vediamo nel dettaglio come sono strutturate queste direttive di attuazione del programma di aiuti. Abbiamo beneficiari, le piccole e medie imprese attive nel settore della produzione primaria inserite nell'elenco di produttori che utilizzano già l'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna. Questo è un aspetto molto importante perché al momento, siccome questo programma di aiuti si concluderà entro il 31 dicembre del 2023, quindi chi intende avviare la produzione è ancora in tempo, perché tanto potranno essere finanziate soltanto le imprese che sono già iscritte. Quindi, siccome la regione invia entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco, chi intende partecipare, diciamo. Sì, ma poi il bando non è ancora uscito, quindi. No, non è ancora uscito, però ci auguriamo che esca presto. No. Allora, le risorse disponibili, come abbiamo detto, sono di 500.000 euro e i massimali di finanziamento sono di 25.000 euro massimo per azienda. Ricordiamo che è un aiuto che va in minimis. È un aiuto che l'intensità dell'aiuto è pari al 40% dei costi ammissibili, ma non può comunque superare i 25.000 euro. Quali sono gli interventi e le spese ammissibili? Quindi l'acquisto e l'installazione di impianti di confezionamento, packaging e etichettatura per le produzioni che recano l'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna e anche gli interventi relativi al primo condizionamento dei prodotti in azienda, quindi lavaggio, lucidatura, ceratura, calibratura, selezione e crudoconservazione. Lì ovviamente non è ammissibile. Allora, abbiamo finito. Vi ricordo che l'agenzia è disponibile per qualsiasi informazione, chiarimenti e anche per un eventuale supporto tecnico. Infatti trovate qua i nostri indirizzi email, i recapiti telefonici. Grazie per l'attenzione.